Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ancora in LGPE, Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee. Ci siamo lasciati l'ultima puntata. Caffè. Stavo per perdere l'equilibrio. Oh, madonna, questo mi asca anche in testa se si gode. Stavo per dirvi, se Snorlax non si sì, all'aria tranquilla, che ci siamo lasciati l'ultima volta con Machamp, Alakazam, Victibeer, Raichu, Snorlax e poi Pidgeotto, che aspettiamo se evolve in Pidgeotto, poi lo mettiamo nel box e che facciamo? Ci prendiamo un gustosissimo Lapras. Ora, prima di tornare a Zafferanopoli, noi andiamo con il nostro classico passo di Snorlax, torniamo un attimo verso Azzurropoli, perché vorrei assolutamente, come mi hanno indicato nei commenti, che alle puntate precedenti, che io infatti leggo, questa è la dimostrazione, di prendere volo, cioè quantomeno la cosa che dovrebbe essere sostitutiva del volo. Cosa c'è laggiù? Che vedo, ho fatto due rate, vabbè. Allora, mi hanno detto che si prende giù da lui, fece palloncini. Sei te probabilmente. Ok, perché infatti il volo si prendeva a ovest di Celestopoli. Invece qui insegnerà al nostro Eevee a volare. Sol Canubi. Andiamo un po'. Ok. Quindi devo fare. No, ho sbagliato. Già ho un Eevee. Tecniche segrete. Sol Canubi. Che figo. Ecco, questa. Dove va Snorlax? Cosa stai facendo? Comunque, qua per il bene. Ma perché oggi è impazzita la Poké Blast? Per il bene del nostro gameplay, dobbiamo togliere Snorlax che va troppo lento, ragazzi. Raichu non l'ho mai messo fuori. Fammi vedere. Figo anche. No, bellissimo. Ragazzi, ne hanno fatti che è una meraviglia. C'è niente da dire. Ne hanno fatti una meraviglia. Io non vedo l'ora di finire il GPE per farmi una squadra competitiva e giocare a Let's Go VGC. E lì si farà una serie nuova insieme dove ci buttiamo ad affrontare. Allora, qui ci sono lotta. Raichu bene o male al 34. Facciamocelo con. Proviamo con Machamp, dai. Si fa una lotta. Scontro fra lotta. Non vedo l'ora di finirlo, fammi la squadra competitiva, lì si farà una bella serie, si farà anche magari qualche live, magari su Lilo e Stitch, dove si gioca in Let's Go VGC, giocherò contro di voi chiaramente, perché non c'è un battle spot, potrebbe essere finalmente la serie giusta per potersi scozzare un pochino. Allora lui è al 31, io puro. Lui però probabilmente è più veloce, però dai, parate, lo si regge, porca miseria. Machamp è un pochino più forte. Tre Pokéball. Mi deste un pochino di Mega Ball, io sarei anche più contento, però vabbè. Lì c'è il maestro, poi scegliamo fra Hitmonchan e Hitmonlee. Voi che avete preso? Hitmonchan, Hitmonlee, fatemelo sapere nei commenti. Ah, Graveler. Questa è una novità. Solitamente hanno sempre avuto lotto. Però qui è una novità che ci torna fagiolo perché siamo in grado con Breccia di fargli più male a un Roccia rispetto a un Lotta, anche se probabilmente ha una difesa tale che appunto reggerà. Comunque, questo potrebbe ucciderci quasi. Machamp, oltre a un grande attacco, ha anche tanta difesa, quindi siamo a posto.
Kazam 34, ci facesse PG8 36, così si evolve e siamo a posto, non sarebbe male. Vediamo, prima di proseguire, una super potion, anzi una hyper, si fa prima. Dopo poi cosa ci andiamo a fare? Dopo io direi di andarci a fare la Silp. La Silp Spa, prendiamo l'Apras, abbiamo due caramelle rare, tra l'altro ci siamo tenuti per farlo livellare. Di solito ce l'hanno sempre dato al 25, non so se continueranno a darcelo al 25, probabilmente sì, sarà un po' indietro, quindi andrà un po' livellato, ma insomma, contiamo di farcela. Ah, voglio anche togliere, ho visto, avete chiesto in molti, io come al solito sono qui per accontentarvi e aumentare ulteriormente il livello di difficoltà, voglio togliere anche il discorso della stile lotta a scelta, cioè lui quando ha due Pokémon iniziando lo butta senza dirti a tizio vuoi cambiare. Cosa alla Lega complicherà notevolmente tutto, però ci proviamo, magari lo togliamo per la Lega, ecco, boh, vediamo, o proviamo a fare la Lega prima se con e poi lo mettiamo, facciamo senza. Ma ciò che è contro ma ciò che è. O meglio, ma in ogni caso, cioè, contro la nostra linea evolutiva, ecco, siamo capiti. Sottomissione. Lui si fa anche danno. Poco, ma se lo fa. Il maestro ce lo facciamo con Kazam, eh? 32 per lui. Grazie Ciccio. Ok. No. Vieni, vieni. Lui penso non abbiano cambiato la tradizione, abbia Hitmon Lee e Hitmonchan. Voglio vedere quanto la fatica. E invece ha Poliwrath. Ficata. Ok, PG836, quindi fra pochi istanti ci beccheremo anche una bella evoluzione. Eccola qua. Così, guardiamo come Pidgeot e poi riempiamo un'altra slot del Pokédex. Bellino. Non l'hanno fatto troppo tartiatello. Ebbene sì, ho perso. Scelte ardua. Lì. Vediamo livello e natura. Audace. Schifo. Ok. Posso mettere qualcos'altro in squadra in attesa di... Mettiamoci Diglett. Fare evolvere Diglett. E ora, ragazzi, il momento che più amo... della buona vecchia
storia di prima generazione, cioè la SIP, con tanta curiosità relativa al fatto di vedere se abbiano o meno cambiato la locazione, per esempio, della chiave dell'apriporta. Da un certo punto di vista vorrei che l'avessero cambiato, così sarebbe nuovo anche proprio per me, per l'esplorazione. Ok, andiamo. Fare la SIP qua vestita da rocket non mi era mai capitato. Ok, lì qui non fa di loro. Vabbè, musica che... Fantastico, ok. Fantastico. Grande blu. No, subito? Bomba? Bomba a mano? Io. Ti sciallo io. Ho messo prima Raichu perché potrebbe avere prima Pidgeot. Non lo so, questa... Xelio, malissimo. Vabbè. Tanto per Xelio non ho grandi cose. Piazzo uno schermo luce. Vabbè, c'ha due Pokémon dentro, eh. Metto anche lì. Potremmo fare uno switching avventato. Incredibile andare di Poison Jab, ma se mi fa Psychic, ok, anche se non ho messo lo schermo prendo meno, ma lo prendo. Quindi butto Snorlax. Vigor Colpo, andato fisico. Boia. Ok, Snorlax non può rimanere. Speriamo rivada di Vigor Colpo, se non lo fa imbroglia, perché vuol dire che io reggo la mossa 4-per in quanto erba. Bene. Buono. Fa niente questo. Ma è pressione 4 per c'è il light screen, ma grande light screen, grande Victibel. Buono così. Ma guardiamo chi è il prossimo, non potremo switchare per l'appunto. 38, queste sono belle notizie. Va bene, salire, salire tutti. Ciao. Evitiamo un da caldo e ci parte il sonnifero. Danneggiamolo un pochetto. Vai. Stai dicendo che se lui dorme io lo ammazzo? Grande Victreebel.
il mio start è Victreebel. No, let's go Pikachu, no, let's go Eevee, questo è Let's Go Bellsprout, ragazzi. Abbiamo detto fin dall'inizio. 11.000 quattrini ci dà. Direi che sia abbastanza forte, ciccio. Andiamo avanti. Ho preso anche una bella romba, fammi mettere prima... Machamp e fammi curare. Allora, piano 1. Che figo. L'hanno fatto fantastico. L'hanno fatto fantastico. Io voglio esplorare più o meno tutto, eh. La Silp la voglio fare bene. Ok, Gust. Qui non c'è le abilità. Quindi possiamo permetterci una fossa. Tossino, guarda che bastardo lui. Guarda che bastardo. Muore, però tossina alle lunghe ci lavora i fianchi, eh. Ok, meglio così. Una breccia dovrebbe essere sufficiente. Faint! Vabbè, non ci farà niente. Cosa che invece lui non può dire di breccia. Bravo Machomp. Io ce l'ho una cura tutt'ala. Anche no! Morire. Ora io però, invece di prendere i teletrasporti, voglio farlo in ordine di scalette, quindi andare prima al secondo piano, eccetera, eccetera. Quindi evitando i teletrasporti. Non va di bzbz il veleno. Difesa speciale X, inutile. Sip Spy è una miniera d'oro, è piena di roba, ve lo dico. Nonché di rocket. Ma noi siamo qui a posto. Noi siamo qui apposta. Comunque ragazzi, vi ricordo che oggi alle 14 è andato in onda, ok, notte, devo andare in posta, è andato in onda il restream della live di ieri di Lilo e Stitch. A proposito, se non vi siete iscritti, poi iscritti non si tratta, insomma, se non vi siete, se non avete messo il follow, qua ci si può anche iscriversi, per carità, ma è una cosa step successivo. A Lilo e Stitch fatelo prima di subito. E appunto ieri ho giocato un gran bel team con Shizor, la live è stata molto divertente, è stata ripostata sul canale, quindi se ve la siete persi potete andarvela a vedere, andate a vedere un po' il buon Shizor in competitivo come se la cava fra gli uberoni. Ma qui non c'è niente di nostro interesse. Qui nemmeno. Saliamo. Questo è il piano, eh? 2 o 3? 2. Sapete, prendere teletrasporti. Si confonde un gocciolino. Abbiamo schivato quell'omino proprio senza farlo apposta.
Vieni. Lottiamo, lottiamo. Anche Coffin non ha levitate, potrei fare fossa. L'attacco che ho, una mossa sufficiente potrebbe essere quasi una mossa super efficace, potrebbe essere quasi sufficiente. Stavo per dire il contrario, invece no. Fango più veleno resisterò, ma veramente non può IPS. Andiamo di facciata, poi io mi farò ammazzare, così con revitalizza lo riportiamo in vita, ma toglieremo quindi l'avvelenamento. Solitamente i rocket hanno roba debole allo psico. Electrode, no, vabbè. Non è più veloce. Lui, però fortunatamente va distrutto. Psychic dovrebbe tirare lui, Electrode non è proprio famoso per le sue capacità difensive, diciamo così. Attenzione ora, comete. La difesa a meno 2, no, niente, fantuo, è speciale come vedete. Ciao, ne. Tanto fare studio per portare con niente Electrode, anche te sei un pollaccione. 35 per Kazan. Diglett 26. Mi ricordo se volve a 28 al 30. Prima. Prima. Buono, così facciamo anche un pochino di Pokédex, no? Facciamo Tuduttrio. Allora. Non te la faccio imparare soltanto perché è speciale. Mi fate vedere quanto è orribile Dutri, allora, ci segue. Avete bisogno di dare il mosho, pulisco io, eh. Puliamo gli angoli, eh. Andiamo tutto intorno alle scrivanie. Oh, devo rivitalizzare Machamp, facciamo scherzi. Il mosho allora. Te che vuoi? Lui. Ammanate. Via, lui saltiamo, se no. Andiamo piano 4. Non lo posso vedere tutti allora, è mio figlio. Non lo posso proprio vedere. Questo non è un rocket, ma comunque va sfidato. Un giocoliere. I capelli... quanto strani. Ecco, Machamp contro Hitton, direi di no. Direi di no, vero niente. Siamo Kazan Psychic lo si incassa e dovremmo avere dalla nostra Shadow. Buono. Ora una Shadow non basta, speriamo due. Due si tengono. Ipnosi chiaramente. Mostra 60 di accuracy, ipnosi. Una ce la dobbiamo dormire. Dalla prossima, botti in testa, questa fa anche male. Dalla prossima abbiamo 50% di possibilità.
Dovremmo svegliare già ora. E infatti, grande Kazan. E ma Jump dice 33. Hunter. Ottimo, adesso ce lo facciamo gratis. Psychic. Più veloci, più forti, più efficaci con la mossa stab. E Kadabra, beh. Avete presente il meme dei due Spider-Man che si... sì, solo più debole. Ok, buono. Ringrazio quel giorno che ho trovato quel labbra modesto. Grande. Oh, picciarci. Lo fa malare subito? Vieni, sono pronto io. Vieni. Non ho capito se è 2 contro 2. Direi sì. Electrode e Mach. Machamp e Cubone. Fulmine, questo va su Machamp. Ma si regge, ma si regge. Questo Machamp è un drago, ragazzi. Tipo lotta, però è un drago nel senso. Tossina. Ma tossina lunga. Rompe le palle a me. Ossomren, su chi? Bravo, bravo, questa è un'ottima scelta. Bravo RNG. Poi ragazzi, diciamo, cioè, abbiamo RNG da un altro, non possiamo perdere. Quindi ora Electrode non può fare fulmine a Machamp, si prenderà una fossa, forse lo butta addirittura giù, forse no. Mach protegge, guarda un po'. Autodistruzione, grande, questa è una bella cosa. Cioè fanno anche le strategie, invece. Beh, turno ottimo questo. Ethereum, stavo per dire, se mi fa una mossa... meno male l'ha fatta lì. Se mi fa una mossa speciale non so se lo reggo, se mi fa fisica. Questa la devo capire. Cioè, tossina fatta da un veleno non fallisce, ok, ma... pensavo che... Bravo, butta raggio, bravo. Te non fare profit. Usare come io non devo selezionare. E il computer ci mette un pochino. Cioè, ci sta pensando la mossa. Tuono pugno, dai. Bravo, bravo, bravo. Buono, buono. Salumi fa tuono pugno su Golbat, io di breccia tiro giù Ratibit. Spero non faccia tuono pugno su Ratibit. Spero faccia tuono pugno su Golbat. Bravo. Oh, bravo René. Solitamente non ci parliamo molto durante l'anno, invece qui abbiamo dato dimostrazione un grande affetamento. Grazie. Questo ciuffettino che mi esce, no? Sì, sì, sì. E Machamp 34. Dai, dai, dai. Che si livella.
Snorlax 35. Importante, importante. Anche Raichu 36, molto importante salire. Mi è rimasto un po' non solo alla pizza, tra l'altro, nemmeno al capetto. Anzi no, al capetto. No, che breccia. Che breccia. Dovremmo reggerla. Non siamo più veloci. Fos. Bene, sai. Dovremmo reggerlo un avvelenamento. Iper. Ora, se lui lo butta uno veloce, un attacco, io poi con frana faccio il resto. Pidgeot! Cioè io praticamente ho la stessa squadra di RNG, Pidgeot, Raichu. No! Ah, moriamo davvero. Cazzata, ragazzi, non fa più niente. E Victor del 39, bravo, bravo, bravi, bravi tutti. Sgancia, sgancia anche i soldi. Oh. Vabbè, finché andrà adesso lì per me. Ok. Quindi la apriporta così. Hanno cambiato. Bellino. Non devi più esplorare, questo non mi piace, io sono più per le... Ah, me li usano anche tutti. Lì per esempio è pieno di casse, e dove c'è le casse c'è gli oggetti. Pompone le casse, pompone... No. Direi di no. Fossa abbiamo, ragazzi. Quando avremo terremoto si farà terremoto. Fino allora dovremo fare la fossettina un cucchiaino, aspettare un turno e poi sciottare la gamba. Quando avremo terremoto. Proviamo a farlo fuori col ciccione. Ci ha messo un mobile e non stanno male. Cannon Flash, detto anche Flash Cannon in inglese. Non mi sembra si abbia nessuno che lo possa imparare però. Pepita, ci costerà una lotta con sta tizia. Ma insomma, si fa volentieri.
facciata. Non penso sia sufficiente. Ora non lo so, con Zubat non è che c'ha queste grandi feste, sì, dai invece. Buono. 168 esperienza, però un po' poco, un po' poco. Arbok. Sguardo feroce. Vediamo di non missarla, Frank. Quindi tu della paralisi lì. Chiaro. Ora però abbiamo facciata potenziata. Poi lui è torto e continua a fare i numeri. Ma noi continuiamo a essere giustamente paralisi. Bene, bene, bene. A lui. Noob. Così. Nostalgia della prima palata. Quella sarebbe niente, lo so. Oh, che bellina la tizia. Il vestito di pelle nera. Andiamo, andiamo. Notare, ragazzi. La torre. Fantastico. Io so. C'è un oggetto. Ok. Quello è Porygon. Cioè, che spettacolo. L'hanno fatto digitale. No. Che figata. Io parlo con tutti. Gli indigeni quantomeno. Magari qualcuno mi regalasse qualcosa. Sì. Oggetti. C'è un oggetto anche lì alla pianta, non me ne ero già conto. Io voglio l'MT. Battiamo sta tizia e saliamo. Ma quando si è esplorato un po' si va al secondo piano e facciamo apriporta. Briciun. Vabbè, bruciapelo, ok, ok, ok. Oh, carineria, playro, super efficace. Però, questo ciccio non lo raggiungo. Sbigo, non molto, ottimo. Breccia, non la reggi. E il nostro Machamp si conferma un ottimo Rocket Slayer. Bellino, Porygon, mi è piaciuto. Ci stavo ripensando. Vedi, c'è il privé? Qui c'è un oggetto. Leva l'alleatrice. Ecco,
dovrei fare fossa 1. Quindi si entra e un altro magari è debole che sia veleno o un altro volto io. Perfetto. Perfetto. Ciao, vorrebbe ammazzare. Facciata quando c'è uno status, ragazzi, è una super mossa. È veramente una super mossa. Ora siamo un po' bassini di PS. Rimpinguiamoli un po'. Tra l'altro, ragazzi, io vado avanti un'altra decina di minuti, poi ci salutiamo. Facciamo un pochino più corta. Drago Pulsar. Chi me la impara? Nessuno ancora. Mi sa. Però, tanto è un MT che ci può fare qua. Caramelle Akume. Musichina sublime. C'è anche un altro oggetto lì. Tanto non dobbiamo perderci il Lapras, così poi la squadra è completa, ragazzi. Ricordiamoci. Attenzione perché se rimaniamo paralizzati... No, non lo so. Poi un altro fango bomba ce l'avrebbe steso, quindi... Magneto. Vado di quel pozione perché voglio vedere cosa fa. Io vorrei fargli... fossa, che lui acciaia elettro, muore. Canon flash forse non è due tiro, e invece sì. Poi non mi regge Raichu. Fermo luce. Noi impingiamo Machamp, poi lo buttiamo sotto schermo luce, dovrebbe non solo reggere una tripletta molto bene perché c'è schermo luce, ma perché è meno stabile, quindi ci farà orientativamente un 25%, non può prendere un effetto aggiuntivo, l'unica cosa che non deve succedere è che non arrivi, che arrivi per l'appunto una paralisi. Io infatti più che frano mi sa che gli faccio breccio, se così. Qui se non droppa le tue speciali se ne regge addirittura due. Vedete, paralisi. Dai, Machamp. Ho fatto tutto sto rigirio. Bravo. Butto quello che regge, light screen, rimpingo con super flash, tripletta, rientra, bla 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 bla. E let's go competitive, raga. Ok. Ora qui però ne vale la pena, eh. Cioè se c'è attacco X, ecco, vabbè, VP, neck. Neck. È andata anche la faccenda, eh.
Allora, io mi faccio sto rocket qua, entro, prendo l'oggetto, poi salviamo e ci salutiamo e ci facciamo la silp poi domani con una puntata magari un pizzico più lunga. Che ne dite? Si può fare anche così. Molto macio, qua in questa partita, in questa puntata. Non ho usato parecchio. Eteri là, questa ci ammazza. E se non ci ammazza ci riduce. Poteva anche flinciare, è andata di lusso. Devo far morire. Io voglio perdere. Non ti lascio morire, ma c'è. Mettiamo Kazan. Un attacco lo reggiamo, poi Psyclone lo regge. Non regge mai. Posso. Oggi di gabba fa nulla. Facciamolo invece vedere un pochino di concretezza noi. Bella storia. Ciao roba. Guardate che figata i secondi piani, il background anche qua. Andiamo anche con l'omino lui. Te ci vede nulla? No, figuriamoci, vero? Te? Porca miseria però! Porca miseria. La natura. Bisogna aver culo, ragazzi. Porca miseria. Non me l'aspettavo me lo desse così. Curva. Non aumenta e non cala niente. Comunque per Lapras può andare bene la furba. Cioè, nel senso, sicuramente era meglio Modesta. Però può quasi andarci bene. Diciamo, nella sfiga di non averla potuta selezionare. Quantomeno. Non è qualcosa di. Non è decisa, ecco. Che mosse hai? Gelo scheggia, stordiraggio, colpo scontato. Per esempio lui è fisico, io lo farò speciale, quindi vabbè. Va bene, dai. Perché l'ho messo a posto di du. Di. Raga, abbiamo la squadra finalmente completa. Noi abbiamo tre caramelle rare. Che non le sto usando. Le utilizzerei prima della Lega. Diamo qualcosina a livello di MT a questo Lapras. Non può imparare idrovampata, per esempio. Sappiatelo. Nebbia, che non me ne frega niente. Io no, non sono un estimatore nostalgico della prima padana. Allora, poi. Dracopulsa gli si può anche dare, ma voglio dire. In attesa di mosse migliori gli do tutto quello che. Di figo posso dargli. Bon, signori, io salvo, vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento domani
con un bel video competitivozzo e poi spero di riuscire a trovare il tempo fra lo studio che uno esame e l'altro anche per un altro LGPE, perché ripeto, io lo vorrei finire non solo perché muoio dalla voglia di giocarci ogni giorno e purtroppo non ci riesco, ma perché anche poi vorrei poi buttarmi sulla costruzione della squadra per giocare con voi in questa nuova serie, quando sarà da fare magari in live su Lilo e Stitch, dove giocheremo contro, vi sfiderò a Let's Go VGC, quindi avete già un bel po' di vantaggio temporalmente parlando rispetto a me, perché vi sto avvisando, quindi preparate le vostre squadre seguendo il regolamento di Let's Go VGC, che poi ci scozziamo, assolutamente. Ciao a tutti ragazzi, mi raccomando, dateci forte un mi piace, tanti commenti e poi se ancora non siete iscritti, iscrivetevi al canale. È un piccolo gesto, ma insomma, mi date una mano a me e mi date una mano anche, vi date una mano anche a voi a togliere l'etichetta di Pokémon gioco da bambini. Ciao a tutti ragazzi.